A posto. Allora siamo forse nel luogo più adatto a parlare, Applausi siamo forse nel luogo più adatto a parlare di rinascite e rinascimenti perché questo luogo che rappresenta il nostro salone in realtà è stato protagonista di una grande rinascita, la rinascita della città di Padova all'inizio del 200 come luogo essenziale di un'università, la prima grande. Università Libera è stato il luogo affrescato da Giotto che rinasce dopo che gli affreschi di Giotto vanno perduti, adesso lo vedete nella sua facce quattrocentesca, perché quando parliamo di rinascimento dobbiamo immaginare che ogni epoca ha avuto un suo rinascimento. Guardate ad esempio questo parco, è il parco che tutti riconosciamo, siamo a Roma, a Villa Borghese, al centro di questo parco c'è la galleria Borghese. La Galleria Borghese, che rappresenta forse il più bel museo del mondo, un museo ammantato delle opere di Gian Lorenzo Bernini, questo meraviglioso ratto di Proserpina in cui guardate come Bernini rende morbido il marmo. Oppure l'Apollo e Daphne, una Daphne che si tramuta immediatamente nel momento in cui viene ghermita da Apollo. Ho tutta la forza e la potenza dello sguardo di un David mentre sta per scagliare la sua pietra. Le opere raccolte e volute dal Cardinal Nipote, da Scipione Borghese, quello Scipione Borghese che non aveva neanche, si era fermato davanti a nulla per rubare opere e costruire una collezione che diventerà la più bella collezione del mondo, oggi la collezione italiana. Perché la galleria borghese oggi è pubblica ed è pubblica dal 1880, dalla fine dell'Ottocento, quando il crack della famiglia borghese fa sì che lo Stato italiano possa acquisirla. Ma per acquisirla bisogna stabilire un valore alle opere che sono al suo interno. Allora pensate cosa c'è all'interno della borghese. C'è il principe dei pittori, c'è Tiziano. Tiziano esegue questo amor sacro, amor profano, che viene valutato dagli grandi storici dell'arte che fanno le stime 2 milioni di lire. Però la Galleria Borghese ha anche uno dei grandi furti di Scipione Borghese, cioè la deposizione di Cristo, di Raffaello. Per noi Raffaello vale probabilmente molto più di un Tiziano, eppure al tempo, nel 1888, valeva un milione di lire. E nella Galleria Borghese però... C'è anche un'altra opera, un'opera di correggio. Quel correggio che forse oggi è un nome a noi più sconosciuto. Ebbene questa immagine viene valutata un milione, esattamente tanto quanto Raffaello. Ma la borghese ha anche i grandi capolavori di Caravaggio. Tutti avete visto, tutti conoscete questo meraviglioso fanciullo col cesto di frutta. Questo cesto di frutta che rappresenta per noi un'icona varrà di più o meno, Tiziano, Raffaele e Correggio. Allora, al tempo valeva 100 lire. Non valeva assolutamente nulla, era poco più che legna da ardere, perché alla fine dell'Ottocento Caravaggio era un signore tutto da riscoprire, lo scopriremo alla metà del Novecento. Allora, in questo momento interviene il barone Rothschild, il grande banchiere americano, che dice allo Stato italiano Caro Stato italiano, siete un po', come diremo oggi, con le pezze al culo, siete appena nati. Allora io faccio una cosa, vi offro 4 milioni di lire. Con 4 milioni mi porto a casa solo un'opera, l'Amor Sacro, Amor Profano di Tiziano, il resto ve lo tenete. Considerate che la Galleria Borghese verrà acquistata per 3 milioni e mezzo di lire, l'equivalente attuale di circa 10 milioni di euro. Legge del fine commesso, Abbassava ovviamente, calmerava i prezzi. Lo Stato italiano cosa avrà risposto? C'è un bellissimo dibattito nel nostro Parlamento che dice che la rinascita del nostro Stato deve partire da quello che noi siamo. Rifiutano i 4 milioni perché non si può lasciare partire neanche un'opera, e quindi l'amor sacro, l'amor profano rimarrà lì dentro. Lo Stato si tasserà formidabilmente pur di riuscire a tenere unita la galleria borghese. Allora, se pensate al concetto di rinascita e di rinascimento, siamo partiti di qua, andiamo in un luogo che è esattamente la metà dello spazio in cui siamo, qui sono 85 metri, per 40, 27 d'altezza, vi porto in un luogo che è 40 metri di lunghezza, largo 17 e alto 22, è un luogo che tutti conosciamo. Ogni giorno entrano in questa cappella, la cappella stessa. 30.000 persone. Pensate, in una settimana tutta Padova va a vedere la Sistina. Allora, guardate la Sistina e la cappella del Papa. Sul fondo un altare, sull'altare domina il Cristo giudice del giudizio universale. Ma c'è al di sopra, se osservate, una figura che è quasi il doppio del Cristo giudice. E una figura enorme. Sono. 4 metri per 4 e quel fanciullo al centro con le gambe un po' larghe, ripreso dall'apollo del Belvedere, a sinistra c'è la crocifissione di Aman e a destra c'è il serpente di bronzo. Allora quanti di questi 30.000 che entrano in giorno della Sestina sanno perché quella è la focale della cappella del Papa, perché Giona è l'immagine centrale di tutta questa storia. Giona è colui che è stato tre giorni nella pancia della balena ed è quindi la prefigurazione di Cristo e questa figura in fondo è quella che unisce l'Antico e il Nuovo Testamento e l'essenza stessa della cristianità. Eppure oggi facciamo fatica a coglierla, siamo rinati in altro modo, abbiamo avuto altri rinascimenti. Oggi per noi le icone non sono il Michelangelo Sistina, ma è Leonardo il Vecchio. Leonardo, che per noi rappresenta il centro stesso del sapere della conoscenza, l'uomo perfetto e l'uomo completo, lo stiamo celebrando in queste settimane nel suo anniversario. Eppure Leonardo è un signore assolutamente inconcludente, che non ha mai combinato nulla nella sua vita ed era considerato un artista ampiamente di secondo ordine al suo tempo. Tanto che il più grande studioso di Leonardo, Sir Kenneth Clark, lo definisce in un modo lapidario ed essenziale. Leonardo è l'uomo più ostinatamente curioso della storia, ma accanto a Leonardo dovranno passare quasi 80 anni perché si abbia un uomo che effettivamente ha fatto della rinascita, del rinascimento. La storia ce lo dice Ugo Grozio, il grande Ugo Grozio, che definisce quest'uomo la mente più grande di tutti i tempi. Chi è quest'uomo? L'avete appena sentito nominare ed è un uomo che ha trovato qui i 18 anni migliori della sua età e un uomo che il 14 novembre del 1589 ci racconta qualcosa di molto preciso, è Galileo. Galilei è il giovane Galileo che da Pisa arriva a Padova e a Padova osservando col suo cannocchiale il cielo dalla via di Vignai, quella che è l'attuale via Galileo, in un. Vigna inizia a scoprire qualche cosa e soprattutto cambia il paradigma della storia perché Galileo ci insegna qualche cosa che tutti dobbiamo continuare a seguire. Perché dice ai suoi allievi: Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quello che si dice da quello che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Per conseguenza. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, me le credono solamente per fede, cioè perché le dette Aristotele. E guardate come queste parole scorrono su questi acquerelli: sono gli acquerelli della Luna, perché Galileo con un occhio guarda in alto e con i suoi acquerelli realizza queste meravigliose opere. E poi conclude, per conseguenza, che una tesi sia contraria all'opinione di molti non mi importa affatto, purché corrisponda all'esperienza alla ragione. Che cosa ci ha detto Galileo? Galileo ci ha detto che la conoscenza non ha confini, che dobbiamo sempre andare avanti perché ogni epoca e ogni generazione sono una rinascita, ogni epoca e ogni generazione sono un rinascimento. Grazie.